come promesso il look sui toni naturali, molto caldi, niente di troppo acceso. E per realizzare questo tutorial, come ombretti ho usato esclusivamente quelli di una palette, la Naked, che ormai è la palette più famosa che ci sia, e ve la faccio vedere, ma la conoscete tutti benissimo. Poi con la mia super macchinetta, figuriamoci cosa potrete vedere, ma eccola qui. Io ho usato qualche colore, ne ho usati 1, 2, 3, 4, 5, 6, credo di averne usati 6, quindi la metà. Sono tutti colori molto chiari, come potete vedere. Spero lo possiate trovare adatto alle uscite mattutine. Vi avevo promesso che questo tutorial sarebbe stato dedicato al giorno, diciamo così. E infatti mi sono molto trattenuta dall'usare verdi e blu. Se vi piace, seguite il tutorial, altrimenti ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ragazzi, ho già applicato una base su tutto l'occhio. Oggi ho usato un paint pot della MAC, il mio è Berstadi, sicuramente lo conoscerete tutti. E andiamo subito con il primo colore della palette, della Naked, e il primo colore che io userò è Toasted, che è questo rosa qui. E lo prendo con un pennello da sfumatura, il mio è il solito pennello della Elf, della linea minerale, quello bambù. E lo applico su tutta la palpebra. Anche su quella mobile, tranne che qui al centro, praticamente dove poi andrò a mettere l'oro. Arrivo fino a su, lasciando però un pezzettino sotto l'arcata sopraccigliare. Poi prendo, sempre con lo stesso pennello, un po' di smog, che è questo marrone qui. È un marrone molto caldo. E vado sopra a Toasted, però soltanto qui, nella piega, per dare un po' di profondità allo sguardo. Mi trovo benissimo con questo pennello perché non devo poi successivamente sfumare e quando lo applico non è troppo intenso, quindi è molto leggero con i colori, con i look naturali, è veramente molto, molto comodo. Poi voglio fare una base per il mio ombretto dorato e io uso uno di questi pennarelloni dell'Avon, il mio è il Golden Glamour, e è il duo quello con il marrone, che invece è il Burnished Copper. Vabbè. E lo applico dove abbiamo lasciato libera la palpebra, stando sempre attente all'attaccatura. Ok. Con un pennellino a lingua di gatto abbastanza piccolino, la sfumo. Adesso applico il nostro dorato in questione, che è Half Baked. Sì. Questo qui. E lo applico bagnato, tamponando. Anche quest'oro è un oro molto caldo. Dopodiché,
un altro pennello da sfumatura. Io uso il MAC 217. Vado a prendere Astol, che è questo borgogna, viola, vinaccia, insomma, lui. E lo vado a mettere qui all'angolo, diciamo, attaccato all'oro. E un po' anche sopra. Poi con il pennellino a penna prendo lo stesso colore Astor che ho applicato adesso e lo vado a mettere sotto nella palpebra inferiore, sulla palpebra inferiore, e lo congiungo a quello sulla palpebra superiore. E mi fermo circa a metà. Proseguo con sempre con lo stesso pennello prendendo il dorato Half Baked e vado qui nella rimanente palpebra inferiore senza arrivare però al condotto lacrimale. E al condotto lacrimale applico un altro colore della palette che è Sin, questo qui. Questo rosa molto delicato perlato e lo applico col pennello da sfumatura dell'Elf, partendo da qui, tirandolo un po' in su e applicandolo un po' sotto. E dopodiché, per ultimo, con lo stesso pennello prendo il colore più chiaro della palette, Virgin, che secondo me è che è il colore che a me dà più soddisfazione. Non lo so perché. E vado sotto l'arcata sopraccigliare. E sfumo con gli altri. Poi prendiamo un eyeliner marrone, sempre perché il look è, diciamo, da giorno, naturale, molto leggero. Io uso quello della Essence Metal Glam, il numero 01, Got a Date si chiama. Un eyeliner marrone andrà bene. E ne applico, cerco di applicarne una linea molto molto sottile e molto attaccata alle ciglia. E poi faccio la linguetta che però sarà molto molto corta, poco pronunciata. E riempio l'interno dell'occhio con una matita marrone anch'essa. Infine applico il mascara e sempre per rimanere leggera non lo applico nero ma lo applico color borgogna. Questo è il numero 5 di Yves Saint Laurent ed è il mascara appunto color borgogna. Voi vedete nero sicuramente. Le pettino con un pennellino, con uno scolino, scusate. E ne applico un po' anche sotto, sempre con questo scovolino più piccolo, però, per essere più precisa.
Questi sono gli occhi. E sulle guance vado con questo blush della Kiko di una vecchia collezione. È un blush comunque pescato con dei micro glitter all'interno dorati, ma proprio pochi pochi. E lo applico con un pennello di questo tipo. Sulle labbra applico un semplice gloss trasparente, sempre per rimanere leggere. Questo è il trucco finito. Io spero di essere stata chiara come sempre, spero che i colori si siano visti. Fatemi sapere se avete delle domande giù nei commenti, se avete qualche richiesta di qualche look in particolare. Io sarò molto felice di accontentarvi. Vi mando un bacio, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!